Dobbiamo uscire da qui, ora. Non lasciarlo andare. Se vuoi che ce ne occupiamo, muoviamoci. Di qua. So come evitarlo. Vieni. Te, bimba, prometti po' bene, fattelo di... Prima io! No. Non posso spingerla giù, che palle. Sono i tuoi quelli. Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. Niente, mi stavo divertendo con la torcia, ok? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città, ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Oh, che bello. Nastro, forbicine, ingranaggi. Tutto utile. Joel, dammi una mano qui. Ehi. Allora, lei sta male a tratti. E a tratti corre come una mina. Cioè Mbappé su FIFA gli fa una sega. Cos'è sto discorso? Oddio, questa è tostissima. Questa parte qui è bella. È bella impegnativa. La porta sotto il ponte. Sono un fan di queste amiche. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Arriviamo a quella porta. Ok, ci arriveremo. Allora, il primo passo da compiere è andare qui. Quel giorno sbagliato per pensarci io. Giustamente non si poteva mica saltare. Allora, siamo partiti l'azione. Io prendo questo. Fai il giro, si sta male. Chi se ne frega. Vai, lavoro di squadra. Ho detto squadra perché non sapevo se dire di coppia o di squadra. Però forse lavoro di squadra suona più, perché non lo so, magari sapete, essendo in tre. Allora, io che corro come un coglione invece che fare lo stealth. Saltiamo. Oh, goloso lui. Golosissimo. Buono zitto. Ok, chi c'è rimasto? Lui. In realtà sono due, o mi sbaglio, no? Ci sono due. Sono tre. Faccio di mettere di meno. Vabbè, oh, li carica con calma, mi raccomando. Vai. Che poi parte sempre stealth ma finisce violento. Alla fine uno non resiste più. Non ce la fa proprio. A iniziarla calma e finirla calma. Proprio non è nelle sue corde. Comunque giù di qui. Che bel panorama, signori. Ok.
forza. A posto. Dove andiamo, Marlene? Tutti a casa, le. Tutti a casa, le. Non è lontano, speriamo sia vicino, almeno vado a dormire. Come stai? Bullshit. Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Pio, pio, pio. Ma è poco più avanti. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso pieno all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Minchia, ma che mettono il coprifuoco alle 4 del pomeriggio? Pensate se l'avessero messo in Italia. Joel, dammi una mano. Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei. No, lasciala andare. La bambina. È vero, questa è Ellie. Sempre più giovane. E noi praticamente la conosciamo qui. Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di lucidi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. Però è ancora vivo lui. Che ha lasciato il tuo gruppo di militari. Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Oh. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Che bellina col coltello, li prova a difendere. E tu, stammi vicino. Andiamo. Ok, io vado a dormire e riprendiamo presto, ok? No, ragazzi, se vi state chiedendo cosa sia successo nel frattempo, che vedete questa grafica, è semplicemente il gioco uscito per PS5. E quindi tranqui. Cos'è successo? Ho diviso le cose. Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. Attenzione! Rispetto a sentire. Di qua. Aspetta, 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 aspetta. Queste impostazioni grafiche, però. 5 years later. Oh, adesso è meglio. Andiamo su prestazioni. Allora. Sospetta. Vabbè, e per PS5 l'aveva annunciato la Naughty Dog. Praticamente hanno preso The Last of Us 1, ci hanno messo il motore grafico di The Last of Us 2. E secondo me, cioè, questa cosa funziona a bestia. Cioè, bao, come si dice in Toscana. Attenzione,
Dove stiamo andando? Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salvarci? Stai zitta, dammi tempo, cazzo. Ah, tra l'altro, ne approfitto, ragazzi, per ringraziare, vi ho pagato. Però ecco, faccio una pubblicità gratuita a EMP, in italiano EMP, che è il sito dove trovate tutta roba, principalmente vestiti, di cose che riguardano musica, gaming e cose varie, che mi ha dato questa maglia di The Last of Us, appunto. Ed è quella che cercherò di indossare durante le live di questo gioco, perché giustamente, no? Facciamo i fighi. Se dobbiamo fare i fighi, dobbiamo farlo sempre. Allora, questo tunnel lo usi per il contrabbando? Sì. Lo uso per farmi le seghe. A volte. Ma hai fatto... No, qua non mi vede nessuno, non mi cade di pezza nessuno, quindi potrei anche usarlo per farmi le seghe, no? Allora, cos'è per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Hai capito. Quanti anni hai? 12. Panorama suggestivo. Diceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Eccoci qui. Riposati, tesoro, riposati. Che stai facendo? Mi ammazzo il tempo. Mi faccio le seghe. Ti ho detto che sono venuto qua per farmi le seghe. Cioè, son di parola, no? Ma cosa ti inventerai? Il tuo orologio è rotto. Già. Adesso partono le lacrimucce. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. È notte, vorrei vedere. Là fuori non può essere peggio. Prova, prendi, vai fuori. Che diavolo vogliono da te le luci? Se torni a casa, allora hai ragione. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo.